Buongiorno, come state? Tutto bene? Allora, è giovedì 17, primo pomeriggio, ho appena messo Anna Lorenzino, cioè in realtà è già mezz'ora che dorme. E allora, stamattina ho fatto qualche commissione, ne ho approfittato che era la mia giornata libera, poi avendo problemi ancora ai tubi, ho dovuto fare qualche lavatrice in nelle lavatrici a gettoni. Adesso tra domani e dopodomani dovrebbe venire questo benedetto spurgo, perché se no tutta la lavatrice, l'acqua va a finire dentro il lavandino della cucina e viene tutto su, quindi speriamo di risolvere presto. Però stamattina praticamente l'ho passata a fare lavatrici e adesso io ne approfittavo che Lorenzino dormiva perché gli ho preparato un'attività qua. Allora, praticamente ho messo questo lenzuolino per terra perché sarà un'attività dove si farà un po' di pasticcio. Nel senso che questa è un'attività che piaceva tantissimo a Edo e non vedevo l'ora di proporla anche a Lorenzino. Ovvero l'attività con le lenticchie, i travasi con le lenticchie, un'attività sensoriale. Eccola qua, io ho la mia bella bacinella con tutta una serie di oggettini per poter giocare, esplorare, manipolare. Eccoli qua. E comunque a Torino oggi c'è un tempo bruttissimo, non so se si vede, ma c'è un nuvolone molto molto nuvoloso. No, non si vede da qua, però è tutto grigio, è triste, cupo. Infatti adesso sto pensando se piove di andare a prendere Edo in macchina, ma visto con quello che costa la benzina in questo periodo, se non piove, se smetti di piovere per andare a prendere Edo. Ma piovi pure perché a Torino è da mesi che non piove più, quindi piovi, piovi pure. Ci prendiamo l'ombrello. Comunque, allora io ne approfittavo, adesso poi ho interrotto perché volevo preparare l'attività a Lorenzo e preferisco sempre fargli fare le attività e cioè fargli trovare già le cose pronte, perché se devo travasare le lenticchie, prendere, fare, quando lui è ancora qua, non mi piace, non riesco. Quindi se riesco a fargliela trovare già pronta l'attività, mi piace di più. Comunque, mentre ero qua che stavo prima di preparare l'attività, che avevo un po' di tempo per me, che Lorenzino dormiva, mi sono messa a guardare il video di Dalila. E poi l'ho dovuto interrompere appunto perché ho dovuto preparare qua. Quindi ho ancora poi la parte clou del video dove racconta il suo terzo parto. E che emozione, mamma mia, bellissimo. Io li ho ascoltati tutti i suoi parti. Fin da allora, aspetta, no, per Edo no, perché per Edo lei non aveva ancora forse avuto il suo primo bimbo. No, mi sa che li ho guardati tutti per Lorenzo, quando ero incinta di Lorenzo, e mi hanno aiutato un sacco, perché lei, vabbè, lei è un'ostetrica, non so se seguite il suo canale, io la seguo su YouTube, su Instagram, perché è proprio un'ostetrica meravigliosa, una persona meravigliosa. E quindi, se siete mamme, se avete bimbi, se siete in attesa, ok, vi straconsiglio i suoi canali, perché è meravigliosa, veramente dà un sacco di consigli. Poi ha un modo proprio di parlare che ti rilassa tantissimo e ti rende le cose proprio semplici da capire. Infatti io ho seguito anche il suo corso preparto, ho comprato il suo corso online, adesso non mi ricordo più il prezzo, però cioè, nel senso ne vale davvero la pena. E allora, come corso preparto io ne avevo seguiti ben due di Lorenzo, perché ero in ansia tremenda. E qua a Torino, per il Covid, adesso non so in altre parti d'Italia, ma a Torino avevano interrotto tutti i corsi preparto, avevano interrotto le visite all'ospedale, avevano interrotto tutto. Quindi, insomma, siamo state proprio in questo, ma credo che ancora adesso, purtroppo, noi mamme in attesa siamo proprio lasciate allo sbaraglio. E spero che adesso la situazione migliori, ma quando io ho avuto Lorenzo, proprio siamo state lasciate proprio sole. E per fortuna io ho seguito il suo corso online, avevo acquistato il suo corso online e avevo preso anche quello di Viviana Presticce, se non sbaglio. Qualcosa di Viviana, di sicuro. Ostetrica Viviana, il cognome non me lo ricordo. E seguire due corsi online mi ha comunque aiutato psicologicamente, perché bene o male
sono cose che sapevo già dal parto di Edo, no? Dai corsi che avevo fatto per Edo, però credo che sia proprio un aiuto psicologico. E quindi, insomma, questo per dire che mi ha fatto stra piacere rivedere e poi sentire adesso anche il racconto del terzo parto, anche se appunto devo ancora finirlo di vedere. Però mi stava emozionando tantissimo perché sono arrivata nella parte. È un video lungo, quindi l'ho dovuto interrompere adesso perché tra un po' si sveglia Lorenzino e appunto dovevo sistemare, ma. Praticamente stava raccontando di quando ha iniziato a sentire il premito, la voglia di spingere, ed è una cosa che è capitata anche a me in tutti e due i parti. Dico, allora vedi che non sono solo io, anche alle ostetriche professioniste capita. E praticamente dice che quando ha iniziato ad avere voglia di spingere, si è presa un attimino per tempo per se stessa, perché comunque ha trattenuto un attimino quella voglia di spingere, perché è comunque un momento che fa, tra virgolette, paura, cioè un momento molto molto intenso, e ricordo che è capitato anche a me, sia di Edo che di Lorenzo, e sentirlo raccontare anche da lei mi ha fatto sentire più normale, insomma, e vabbè, comunque, se vi va andate a vedere il suo video, adesso me lo finisco di vedere anch'io, prima che Lorenzino si sveglia. E niente, belle, belle emozioni, belle emozioni. Adesso sto guardando il suo terzo parto perché chissà, chissà se un giorno anch'io avrò un terzo parto. Eccolo qua che si è svegliato Lorenzino. Già preso un po' di tetta, fatto merenda, vero? Cosa ti ha messo lì, mamma? Le lenticchie? Puoi travasare? Aspetta che ti aggiustiamo qua, che se no c'è il pancino scoperto. Adesso voglio comprargli quel tavolino di Ikea che vi dicevo l'altro giorno. Adesso appena riusciamo ad andare. La palla, hai visto? C'è anche una pallina lì dentro, già. Sì, la cosa ideale sarebbe quella. Non è pappa, eh? Non è pappa. La cosa ideale sarebbe quella di non. Non è pappa. La cosa bella di Lorenzino, che mi stupisce molto, che è comunque obbediente. Così hai fatto cacca? Hai fatto la cacca? Che è molto obbediente, lo capisce quando gli spieghi qualcosa. Ha detto, non sì, ma perché ha provato a metterla in bocca? Gli ho detto, no, questi sono solo per giocare. E ha capito, non ha più fatto. La palla? La palla. La cosa ideale sarebbe quella di non parlare troppo e di lasciarlo concentrare, di lasciarlo esplorare, manipolare, giocare tranquillo. Travasi le lenticchie. Comunque vi dicevo che quel tavolino di Ikea che ha le due bacinelle sotto sono belle perché poi la parte sopra che fa da tavolino va a chiudere le bacinelle e si può usare in tutti e due i modi, quindi si può usare sia come tavolino che come recipiente per portagiochi oppure per fare queste attività qua sensoriali, perché adesso vabbè noi usiamo la bacinella, poi tutte le lenticchie però le devo andare di nuovo a ritravasare in un barattolo per poterle riusare poi la prossima volta. E invece quel tavolino è bello perché c'ha la bacinella e poi lo chiudi e via. Pronto poi per il prossimo utilizzo. Travasi anche gli oggetti. Guarda cosa ti fa vedere mamma Lori. Guarda. Nascondiamo questo. Che fine ha fatto il cavalluccio bianco e giallo? Che fine ha fatto? Questo è bello anche per stimolare e imparare nuove parole. Voilà! Guarda, è riapparso. È bello anche perché i bimbi quando una cosa non la vedono più, pensano che sia scomparsa totalmente, no? Invece è bello fargli vedere che se una cosa, anche se non la vedono, continua ad esistere. Dov'è Lori?
Scava un po' qua. Dov'è Lori? Giusto, dov'è Lori? Cucù! Anche questo è un bel gioco per far capire che è una cosa anche se non la vedi. Anche mamma quando fa cucù, dov'è mamma? Mamma non la vedi ma continua ad esistere. Guarda Lori, sposta le lenticchie che ritrovi il tuo giochino. Le lenticchie devono rimanere tutte qua dentro la bacinella, Lori. Le mettiamo dentro. Oh, molto bene, bravissimo. Eh sì, ne sono uscite parecchie. Molto bene. Che dici, riempiamo qua? Riempiamo i buchini del ghiaccio col cucchiaino. Grazie, solo per me. Grazie mille, io li metto qua, guarda. Guarda, io li travaso così, guarda un po'. Wow, guarda che meraviglia. Oh, guarda che bel rumore. Eh sì. Che dici, rimettiamo a posto le lenticchie che sono uscite? Guarda quante ne sono uscite, Lori. Guarda, le rimettiamo dentro. Lori, andiamo a prendere da scuola adesso? Che si è fatto tardi? Qualche lenticchia è uscita, ma poco male. L'ideale di questa attività, se avete un giardino, sarebbe perfetto. Se fa caldo. Io quando era piccolino lo portavo qua al parco. C'è un parco con una distesa di prato enorme. Portavo un lenzuolino, le lenticchie e giocava tantissimo. Eccolo, Ale, Ale, Ale. Sono contenta perché sono riuscita a trovare un'attività che piace a tutti e due i bimbi. Preso Edo a scuola, poi abbiamo fatto merenda. Infatti ho cambiato anche Lorenzino, vabbè, ho cambiato anche Edo, l'ho lavato e l'ho cambiato. Lorenzino anche l'ho cambiato perché si era sporcato tutto durante la merenda. Ti piace giocare con Edo? Dada, sì? Edo lo chiama Dada. Edo fa i suoi travasi. Edo è sempre stato molto preciso, molto da travasi, eh? Sin da quando era piccolissimo. Bravo, Marigno. Ed è molto concentrato nelle attività che fa. Bravo, così conti anche molto bene. E quanti? Bravo, te lo stavo per chiedere, ma hai risposto ancora prima che te lo chiedessi. Travasi anche, Lori? Sì? Fai travasi? Ho messo questo tappeto apposta, questo lenzuolo apposta così. Possiamo anche giocare qui. Sì, l'importante è che le lenticchie rimangano dentro la bacinella, amore. Sì. No, volevi dire te, anche dentro perché Sì. dentro il tappetino? Sì, a parte Lorenzino che le sta spargendo dappertutto. Dai, insegniamogli a metterle dentro. Bravo, Queste allora raccoglile e mettile lenticchie nel tuo pentolino. oppure me le prendo io. Tutti e due, bravissimo, pulite il lenzuolino. Allora, noi ci siamo trasferiti di qua in cameretta. E i bimbi si rincorrono sotto lo stendino. E io sto aspettando Adi, impaziente, perché in realtà mi sono già lavata, infatti mi sono anche lavata i capelli. Tutto già stamattina.
alla velocissima vi salavate i capelli. Occhio, piano, bimbi. Cosa succede? Cosa succede? Cosa vi stavo dicendo? Ah sì, che sto aspettando Adi impaziente, che proprio oggi finisce di lavorare tardissimo, cioè con la fortuna che ho, a volte arriva a casa alle 6, a volte fa tardissimo, perché oggi volevo andare a fare un aperitivo con una mia amica. In realtà volevamo andare a fare aperitivo, cenetta, aperitivo, dove lavora l'altra nostra amica, perché così vedevamo anche lei, visto che non riusciamo mai a vederci. Però mi sa che Adi arriva troppo tardi. Edo, non gli chiedi in faccia a Lorenzo, eh? Ah, vuoi abbracciare Lorenzo, ok. Come stavo dicendo? Solo che Adi arriverà tardissimo, quindi mi sa che andiamo in un posto più vicino. Aspettate che sennò non riusciamo a parlarci. Niente, comunque appunto mi sa che andremo in un posto più vicino, solo io e la mia amica, perché sennò si fa troppo tardi. Io domani alle 6 sono già in piedi. Perché più o meno la nostra sveglia è a quest'ora, 6, 6 e un quarto, tempo che perché ci dobbiamo svegliare, facciamo colazione, vestiamo i bimbi, io porto Lorenzo, poi alle 8, 8 meno qualcosa, cioè non devo arrivare proprio alle 8, 8 meno 10, vado a lavoro. Oddio, no, aspetta, sto tirando via tutta la roba dallo stendino. Che fai tu? Che fai? Insomma, ci siamo trasferiti in cucina. Dato, stiamo sgranocchiando un cracker, perché mi sa che prima che ceno io qua si fa tardi. Grazie. Vuoi ancora acqua? Vuoi ancora acqua? Ok. Niente, Adi mi sa che sta anche già uscendo da lavoro, comunque, quindi non farò comunque tardissimo, perché comunque quando facciamo queste uscite preferisco non fare troppo tardi, soprattutto se il giorno dopo lavoro. Però Adi se la cava con i bimbi la sera, fa dormire tutti e due. Adesso io magari preparo solo cena, così lui arriva a casa, hanno già tutti la cena pronta. E io vedo la mia amica, che ogni tanto ci sta anche uscire con la propria amica. Solo che anche lei ha il bimbo, a Raul, quindi quando ci vogliamo vedere solo noi due, aspettiamo che arrivano i mariti a casa e ci andiamo a mangiare qualcosa insieme. Così possiamo chiacchierare senza interruzioni e ogni tanto ci sta. Cosa fai? Piano, piano, piano. Pasticci, Ale, pasticci. È per quello che mi piace questo qua dell'Ikea. Cosa? Piano. Questo è il giolone di Ikea tutta la vita, Vabbè, i primi mesi no, perché appunto avevo bisogno di qualcosa un po' più morbido, che lo... che stesse un po' più comoda. Adesso però Ikea tutta la vita, occupa poco spazio, perfetto. E comunque spero di andare presto da Ikea, perché volevo prendere quei bicchierini di plastica, oggi la posso fare a parlare, di plastica, volevo prendergli le posatine, volevo prendere un po' di cose ai bimbi. E poi a seconda del budget familiare volevo anche prendere quel tavolino, però vediamo. Tavolino per i bimbi, e poi vogliamo fare degli acquisti anche per la sala. Volevamo prendere il tavolino anche per la sala. E niente, sono a cucinare, che questi bimbi iniziano ad avere fame. E niente, spero che come sempre vi abbia fatto piacere passare un po' di tempo insieme a noi, anche se appunto questi giorni, ve lo dico sempre, non stiamo facendo nulla di particolare, anche perché oggi a Torino c'era un tempo da lupi bruttissimo, però appunto meno male che ha piovuto un pochino, perché a Torino era troppo tempo che non pioveva e non va bene. Però oggi c'era proprio tutto nuvoloso, freddo, la pioggia, giornata proprio da stare a casa. No cosa. E niente, speriamo comunque che la primavera arrivi, che il bel tempo arrivi, che non vediamo l'ora di andarci a fare i nostri giretti, vero? No? No? Mi smenti? Sì? Sì, che ti piacerà fare i giretti. Niente, io vado davvero. Vi ricordo come sempre che se vi fa piacere potete seguire su Instagram. Che fai? Sono AnnaGloria91 e se vi fa piacere vi invito a iscrivervi anche qua nel canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi video che caricherò. Niente, vi mando un grandissimo bacione. Sa già tutto, Bacione. E al prossimo video. Ciao ciao. Ciao ciao.
Mi sorprendi tu, eh. Ciao ciao, ciao a tutti.